Grazie. Allora, ragazze, sono scesa a volo. Oggi è venerdì 10. Questo svuota, lo sapete, gli svuota la spesa, piccolini, ve li metto direttamente in un blog. Allora, oggi è venerdì 10. Allora, ragazze, ho preso quello che mi serve, ragazze. Ora non faccio più le spese, quelle grandi. Allora, i plunchi che mi erano finiti, metto tutto qua. I biscotti che mi stanno per finire, i tarallucci questi sempre della Mulino Bianco perché mi piacciono sia a me che a Davide. Poi ho preso l'insalata, questa qua Davide, l'iceberg, questa qua. Poi vabbè, ho preso il latte che tengo sempre un altro, ragazza, di riserva, mettiamo qua. Poi ho preso due vaschette a fiocco, queste qua, mettiamo qua. Poi ho preso, come si chiama? Ah, poi basta, i pomodorini Tagliamonte, perché l'altra volta quando mi venne il ragazzo a casa mi diede la fiammante, mamma mia, non mi piace, a me mi piace o la Cirio o la Tagliamonte, non mi piace la fiammante, eppure la fiammante mi ricordo, ragazze, che la usavo, ma per oggi non sapore, non mi piace più il sapore. Vabbè, naturalmente la uso comunque, l'altro che tengo, però mi sono presa la Tagliamonte perché mi piace di più. E poi il latte ve l'ho detto, basta, da Daniela ho preso solo, non mi ricordo che ho preso più. Basta, da Daniela solo questo. Poi, ragazzi, ho preso la carta, sono andata a prendere il dentifricio che l'ho messo nel bagno, il Paradon Tex perché mi era finito. Poi aspettate che avevo preso più. Ah, i sacchetti che mi erano finiti li ho messi a posto, i sacchetti, e poi ho preso la carta igienica. Ultimamente, come vedevate dallo svuoto alla spesa, stavo pigliando quella lì più, come si chiama, no? Questa qui, che la pagavo, quella là che finiva più veloce, infatti mi durava 10 giorni quella carta igienica là. Questa qui, ragazzi, dura, sono andata a controllare sul quaderno, perché io scrivo anche il centesimo che spendo, quindi sono andata a vedere. E vedevo che ogni 12 giorni compravo quella lì di 1,50 euro. Alla fine la differenza è pochissima dalla Wow. Addirittura dicono che questa marca, vabbè, giù Napoli la vanno a pagare proprio, la pagano 1 euro e qualcosa. Però io non posso andare fino a giù. Comunque la differenza, vi ho detto, è poco. E sono andata a vedere che quando compravo questa, perché io tengo tutto scritto, ragazze, so il latte quanto mi dura. Queste quando mi durano, la carta igienica quando mi dura, il rotolone quanto tempo mi dura, quindi vado a vedere i prezzi e faccio la differenza. Se quelli mi durano 9-10 giorni e pago 1,50 euro, questi qui mi vanno a durare per anche 25 giorni, quindi conviene comprare questa. E questa qui la trovo sempre a 2 euro. Questo qui dove io compro i detersivi, ragazzi, tiene dei prezzi buonissimi da me. Io non lo so, boh, giù Napoli. Questa linea la vai a pagare anche perché quella sta giù giù dove è normale, la costa più poco, ragazze, si trova anche a 2 a 1,20 euro, 1,30 euro questa qua, beati loro, perché questa, ragazza, mi dura un sacco, quindi a me mi conviene, quindi io stavo spendendo molto di più. Erano 3 volte che avevo comprato questa carta. Sono andata a controllare sul quaderno se lo volete vedere come mi organizzo, vi chiedete, però sono andata a fare il controllo sul quaderno e mi sono accorta, ragazze, che stavo spendendo di più che comprare questa, perché poi io sono solo io e Davide, non è che c'è la terza persona, la quarta persona, naturalmente, ragazze, dovete vedere sempre quanti ne siete. Quindi questa, ragazzi, mi dura 20, 22, 23, 24, perché siamo due persone. Quella là mi durava 10, 11, 9, quindi stavo spendendo molto di più se compro questa qui più grande. La stessa cosa con i rotoloni. I rotoloni non conviene quelli lì, ragazzi, piccolini, perché finiscono più presto. Io senza rotolone non potrei mai rinunciare al rotolone. Rinuncio ai piatti di plastica, ai bicchieri, perché tengo i bicchieri quelli che lavo.
E quindi, ragazze, conviene questo qua, perché ho visto e mi conviene questo. Ma io mi scrivo proprio il prodotto, in quanto tempo io lo finisco e quanto mi dura. La stessa cosa con i detersivi. I detersivi a me, ragazze, mi durano un sacco. Io ho ancora, per esempio, il detersivo, quello di Lastenom, però i detersivi mi durano proprio molto a me. Perché, per esempio, io non è che chissà, non è che mi metto a fare le lavatrici tutte le settimane, perché ragazzi siamo due, quindi lo faccio una settimana sì, una settimana no, li facciamo di sera, poi Davide è fissato, ragazzi, le lavatrici se le fa lui, non mi fa mettere manco una mano a misurare i panni suoi, quindi tengo pure a Davide che se le fa lui, quindi io mi faccio la mia, e quindi ragazzi siamo organizzati così. Viene questa qua. Io la pago 2 euro, non lo so da voi quanto costa, perché io stavo prendendo quella di 1,50 euro per pagare più poco, ma non conviene. E quindi state attenti a queste cose. Poi che avevo preso più? Vi ho detto il dentifricio e sono andato dal fruttivendolo. Dal fruttivendolo, vedete, ho preso, io lo sapete, anche la Mutti. Come marca di pomodorino mi piace un sacco. Allora, nel frigorifero io tengo, non lo so se voi la sapete quella, tengo la Gustato che sta all'MD, ma allora ragazzi non mi piace. A me non mi piacciono proprio quella marca, no? Ragazzi, vi prego, mi rimane sopra lo stomaco il pomodorino. Infatti, tengo quasi tutto il tubetto della Gustato, ma glielo sto dando a Davide. Quando si fa il brodo, il brodino, lo sto usando per lui. Perché quello Davide, poi ragazzi, si mangia tutto. E quindi io mi piace questo qui. E lo tiene questo il fruttivendolo, perché Daniela non ce l'ha questi cosi così. E lo pago. Ragazzi, questo lo pago 1,50 euro, non lo so da voi, mi sembra che i supermercati ce l'hanno più poco, però. Poi ho preso il radicchio a fiocco, che glielo mischio, perché io ragazzi glielo mischio con questo della vaschetta, perché lui se non sente anche quello lì fresco, non si mangia la vaschetta. E ragazzi, perché non gli posso dare sempre la romana. Perché lui deve mangiare, perché Pallocchio, mamma mia, Pallocchio, ragazzi, ho detto Pallocchio, ma quello rimane sempre il porcellino mio preferito, il mio cuore. Allora, perché Fiocco deve mangiare i porcellini, devono mangiare l'invidia riccia, l'invidia di scarola, le carote, il pan di zucchero, il radicchio rosso, la rucola, quindi lui deve mangiare tante insalatine. Se gliela mischio, poi Davide a volte ci mette il finocchio e lui se la mangia. Non può mangiare sempre la romana. La romana, ragazzi, gliela prendo una volta a settimana. Gliela lavo, gliela pulisco, pure questa sciacquo. Però, mo' gli ho preso le vaschette. Poi, ho preso due peperoni. Così faccio i peperoni a Davide e poi stasera ho preso il merluzzo che glielo faccio stasera a Davide con l'insalata che avevo preso. Perché io, per esempio, mi faccio un'altra cosa. Io non vado manco molto appresso al pesce. Io mangio solo pasta. E quindi, ragazze, glielo faccio a lui. Questo qua. E basta, poi ho preso il pesce, i peperoni. E niente, basta, questo ragazze è la spesa che avevo fatto. Niente ragazze, ci vediamo con il susseguirsi del. Ciao ragazze, mamma mia, fa un freddo, sta facendo un freddo esagerato. Allora ragazze, oggi è sabato 11. Allora vi faccio vedere che mi erano arrivate da dei siti. Che avevo preso su TikTok le pietre perché devo fare, poi faremo facciamo come si chiama? Le facciamo insieme magari qualche creazione. Vi faccio vedere le pietre. Queste sono pietre vere, ragazze. Allora vi faccio vedere. Allora, questa ragazza, lo devo dire alla ragazza, non mi ricordo, mi sono dimenticata il nome di questa pietra qua. Quindi glielo devo dire un attimo, è fatta con il ciondolino, vedete, mi sembra che era la pietra, no, non è l'ossidiana, perché l'ossidiana è tutta nera, l'ossidiana, comunque non mi ricordo, glielo devo dire ragazze, comunque questa è sempre una pietra naturale, questa qui invece mi ricordo, questa qui è un opale, l'opale sarebbe per la...
per l'autostima, non mi ricordo ora proprio tutto quello che fa. Comunque questa qui invece è un opale, poi magari me lo faccio dire meglio. E questa, vedete pure com'è bella. Io pensavo che era una pietra di luna, invece no, è un opale. E queste, ragazze, vedete tutti questi chips che tengo in mano? Queste si mettono dentro al borsellino, oppure le lasci dentro un sacchettino così. Vedete come sono belle, guardate. E queste sono tutte agata, quindi sono tutte delle pietre vere di agata, perché giustamente qui non è che puoi creare qualcosa, a meno che non riesco a fare qualcosa con il filo metallico tipo orecchini. Orecchini che poi vengono incastonati, ma il filo deve essere proprio super sottile di rame. Io per il momento fili di rame non ce n'ho, quindi per il momento questi qui di solito si tengono dentro i borsellini per chi porta fortuna, portano fortuna. E queste sono pietre vere, ragazze, queste qua sono tutte pietre vere, vi sto facendo vedere. Ecco qua, mettiamo pure i cuoricini. Questa non mi ricordo, ragazza, me la devo far dire. E questo era un sito, questo qui era un altro. Qua sono proprio una pietra messa da omaggio regalata. Queste sono molto più grandi, ragazze. E qua dobbiamo fare le incastonature perché devo fare le collane. Allora, questa qui, ragazze, non so se si vede ora la telecamera la fa. Mamma mia, come sono belle, come è fredda. Queste sono tutte pietre vere, questo è un quarzo rosa. Allora, voi forse la vedete bianca, ma secondo il tempo la pietra tende a cambiare colore. E questo qui è un quarzo rosa. Poi vedremo come la dobbiamo incastonare. Sto cercando di capire l'incastonatura per incastonare le pietre. Poi, allora, questa qui è quella lì che mi ha proprio grande, bella grande. Questa, ragazzi, devo capire come si chiama, se non mi sbaglio. Non penso che sia un ossidiano, no, ragazzi, che cambia colore, quindi devo capire bene questa qua che pietra è, perché non me lo devo domandare pure questa pietra qui, perché è bella grande. Poi, quindi, questo abbiamo detto il quarzo rosa, troppo bella. Questa è un'avventurina, questa è avventurina, com'è bella, ragazzi, devo fare le collane. Questo invece è una pietra di tigre, occhio di tigre. Guardate com'è bella pure questa. Occhio di tigre, questa dovrebbe essere, ragazze, devo domandare, ma dovrebbe essere secondo me il citrino, citrino, una cosa del genere si chiama questa qui, perché non è una pietra di luna questa, perché è troppo chiara, dovrebbe essere più citrino questo qua. Questa invece va sui toni di arancione, questa è corniola. Mamma mia, ragazzi, che bella. E poi questa qui, ragazzi, che questa è troppo bella, questa mi voglio fare la collana per me, la vedete come, ragazze, cambia proprio colore, questa è una ametista, la vedete come diventa, guardate come si vedono le pietre vere, ragazze, cambiano anche il colore se voi vedete, guardate qua, questa diventa, può diventare anche grigia, alcune volte grigia, ragazze. Poi l'ametista è una delle pietre che tende a purificare tutte le, a scaricare, a ricaricare tutte le altre pietre. Quindi io sto imparando anche questa cosa delle pietre. E quindi qua devo fare, questa però è piccolina, l'ametista costa pure molto, insieme per esempio al quarzo rosa. Questa è stupenda, ragazze, voi non avete idea, voi la vedete bianca forse nel video, ma se voi la vedete dal vivo diventa bianca, poi per esempio la posi e diventa rosa, cambiano proprio i colori, le pietre vere, ragazze, si vedono proprio, questa poi è incredibile, questa. Guardate qua come fa a vedere, ragazze, io l'ho posata, a volte diventa grigia, poi diventa, vedete come lilla. L'ametista è troppo bella. Questa qui devo farmi dire che pietra è. E niente, ragazze, ve l'ho messa nel. Io mi piace fare questa tipologia di vlog così, perché vi metto tutto nel vlog, tanti piccoli spezzettoni, e mi piace tanto fare i vlog così. Allora, la prossima volta andiamo a fare il tutorial. Fatemi sapere, ragazze, che pietra volete che facciamo la collana. Io vorrei fare la collana del quarzo rosa. Fatemi sapere se vogliamo fare questo tutorial, vi faccio vedere come incastoniamo con il filo metallico, la collanina, e andiamo a fare la collana.
E niente, quindi poi piano piano faremo tutte queste collanine. Questa la voglio fare per me, ragazzi, che di amatista ce n'ho una sola. Poi dovrò prendere altre pietre, naturalmente. Io volevo vedere i primi siti. Allora, fra questo e questo mi piace più questo. Cioè, non lo so, perché qua, questa mi devo far dire che pietra era. Perché, ragazze, allora, questa mi sembrava, questa qui me le devo fare controllare, vi dico la verità. E quindi queste sono sicure, queste sono freddissime, ragazze, queste si vede proprio. E quindi, ragazzi, sono troppo contenta. Fatemi sapere dove sta. Andiamo a fare la collana del quarzo rosa, l'incastonatura del quarzo rosa. Sono troppo belle, sono fredde, fredde, fredde. Queste sono vere, sicuro. Queste qui, queste due, mi devo accertare un poco. Perché poi quando tu le tieni in mano, te ne accorgi. Queste sono tutte vere, ragazze. Infatti, mi ha fatto questa qui che mi ha regalato. Devo capire che pietra è. O è un'ossidiana, è una come si chiama quella strapita sempre scura? Comunque, queste sono troppo belle. Di questo sito sono rimasta molto contenta. Di questo sito qua. E niente, ciao, ragazze.